Nel precedente episodio di Esplorazioni Pokémon, i nostri ragazzi hanno salvato un Suicune ricercato da dei cacciatori, con il Pokémon che ha deciso di diventare una creatura di gomma. Nell'episodio 54 di Esplorazioni Pokémon, i ragazzi vengono a sapere che in città stanno registrando un film con un'attrice famosa e il suo Inteleon, evoluzione finale di Sobble, di cui il regista è la stessa persona che stava girando il film con protagonista il ditto che il Team Rocket tentò di rubare tempo fa. Ash e Go assistono alle riprese, con Sobble che rimane colpito dall'Inteleon dell'attrice. Improvvisamente giunge sulla scena un'auto rossa non prevista nel copione, guidata dai membri del Team Rocket sotto travestimento. La cosa dura pochissimo, perché subito rivelano la loro identità, con Ash e Go preoccupati di ciò che stanno per combinare, mentre il regista sembra più che soddisfatto di questo colpo di scena totalmente imprevisto. Il trio di furfanti chiama la sorpresa Rocket, dalla quale escono un po' Ciena e un Houndour. Inizia la lotta contro Pikachu e Cinderace, ma è l'intervento di Inteleon, che si era mimetizzato per non farsi vedere dai nemici, che colpendoli a sorpresa come una vera e propria spia con la sua mossa a tiro mirato, riesce a sconfiggere il Team Rocket lanciandolo verso il cielo. I ragazzi scambiano due parole con la ragazza e il suo Inteleon, con il piccolo Sobble che ne è sempre più preso, tanto che una volta tornati al laboratorio inizia ad imitarne posa e fierezza, pur facendosi comunque spaventare dal Darmanitan di Goo. Il Team Rocket, dalla loro base segreta, ha già ideato un nuovo piano, mentre Ash e Go allenano Sobble e Pikachu in un bosco vicino, ma si accorgono che il Pokémon Acqua non vuole proprio saperne di lottare, e per questo cambiano strategia, dicendo al piccolino di provare a nascondersi per il posto senza farsi trovare, ma anche qui c'è ben poco da fare. Mentre tornano a casa, incontrano lungo il cammino uno degli aiutanti del regista, che è stato intrappolato in una rete e al quale gli è stato consegnato un foglio con indicato dove recarsi se vuole riavere il Pokémon che gli è stato rubato, il suo Gotita. Ash e Go, ovviamente, decidono di aiutarlo e si recano sul posto, ritrovandosi in una miniera piena zeppa di robot a forma di Meow. I ragazzi vengono imprigionati in una gabbia creata dal Team Rocket, che a primo impatto sembra davvero resistente, dato che Cinderace non riesce a buttarla giù con i suoi calci. Sobble però è rimasto fuori e tocca proprio a lui salvare la situazione, bagnandosi con una delle sue mosse d'acqua per diventare invisibile e sfuggire al trio, in modo da poterli attaccare di nascosto. I furfanti decidono allora di cospargere Sobble di polvere per individuarlo, ed è proprio qui che il Pokémon impara una nuova mossa, Retromarcia, con la quale torna dal suo allenatore. Insieme agli altri Pokémon riescono a rompere la gabbia e a sconfiggere il Team Rocket, con Sobble che ha acquisito molta più sicurezza in se stesso dopo questa esperienza. Nel prossimo episodio di Esplorazioni Pokémon, Ash, Go e Chloe si dirigeranno verso il bosco Brillabirinto, dove faranno la conoscenza di nuovi Pokémon e di Poppy, una delle capopalestre di Galar. Per scoprire cosa succederà, appuntamento a venerdì prossimo con il nuovo in sintesi di Esplorazioni Pokémon.